Ciao a tutti e benvenuti a questo nuovo video dell'Affari Family Film. Oggi recensione di Snowpiercer, serie che io mi aspettavo sarebbe finita domani e quindi ero pronto a fare la recensione domani, però Giacomo mi ha avvertito all'ultimo momento: no, no, guarda che l'ultimo episodio su Netflix esce oggi, quindi l'ho recuperata oggi. Ma come sempre la prima parte sarà non spoilerosa, la seconda parte invece ci farò degli spoiler, ma vi avvertirò prima. Che dire, è una serie molto interessante, molto buona. Ora, io diciamo ho un gusto un po' catastrofico, apocalittico, quindi serie tipo Snowpiercer, tutta la terra congelata, minchia, mi piace, mi interessa e penso che in generale come idea comunque sia affascinante, perché insomma c'è un po' quell'archetipo tipo, no, Arca di Noè, gli ultimi umani sopravvissuti su questo treno non si possono fermare, c'è tutta la terra congelata. È insomma qualcosa di sicuramente affascinante e la serie lo rende bene. Una cosa che ho apprezzato è che la serie non cerca di copiare il film, perché Snowpiercer è stato adattato anche come un film da parte di Bong Joon-ho, film molto buono. Ecco, la serie non cerca di copiarlo, ovviamente diciamo la storia, il punto di partenza è lo stesso, ci sono questi poveri disgraziati, alcuni più poveri di altri verrebbe da aggiungere, su questo treno. E ovviamente siamo da qui parte il tutto. Ovviamente questa è una serie, il film aveva diciamo un'ora e mezza, 2 di tempo per sviluppare la storia. Una serie invece sono 10 puntate, sono quasi 10 ore invece di sviluppo narrativo, e quindi hanno dovuto approfondire molto di più. Troviamo dei personaggi che nel film non ci sono, troviamo delle storie, delle vicende che nel film non ci sono, però un pochettino diciamo quello spirito resta, quel punto di partenza diciamo fondamentale della diciamo lotta di classe tra quelli che sono nelle carrozze più avanti, la prima classe, quelli che sono nelle carrozze più indietro, fino ad arrivare appunto alla coda, è qualcosa che rimane, è qualcosa che resta. Però ecco, diciamo, la serie riesce a partire da questa base narrativa molto semplice a non essere eccessivamente didattica, a non essere eccessivamente semplicistica, ma anche un po' a complicare le cose, a rendere un po'. Perché quando si fa una cosa simile, il rischio qual è? Quello sempre di cadere poi nel manicheismo buoni contro cattivi. Qua, diciamo, ci sono personaggi che hanno ovviamente livelli morali diversi, però è difficile, come dire se c'è un buono o se c'è un cattivo. Anche tecnicamente è molto buono, la regia, anche la sceneggiatura che non è eccezionale, non è eccezionale, i dialoghi così a volte sono un pochettino banalotti, però non una roba brutta, non una roba eccessiva. Tecnicamente le riprese, anche gli effetti speciali, ogni tanto sì, si vede che la CGI è quello che è, però insomma anche qui niente di terribile, niente da mettersi le mani nei capelli e cose simili. E qui insomma, serie molto buona, la recitazione buona, chi è diciamo un po' nel campo delle serie TV nota i personaggi, perché i personaggi, gli attori che interpretano sono un po' sempre quelli, quindi c'è, ah, quell'attore lì ha fatto Peaky Blinders, ah, quell'attore lì ha fatto Sons of Anarchy, c'è un po' questa cosa qui che mi è capitata guardando la serie, menzione d'onore in particolare a Melanie Campbell, interpretata da Jennifer Connelly. Jennifer Connelly che è un po' scomparsa in questi ultimi anni, però insomma si difende comunque bene, davvero una buona attrice, lo dimostra anche con questo ruolo. Quindi una serie molto buona, buon ritmo, un finale a sorpresa, e quindi direi consiglio assolutamente, guardate, recuperate perché vale veramente la pena. Mi fermo qua per la parte non spoilerosa, mettete piace, se vi è piaciuto, iscrivetevi al canale se ancora non l'avete fatto e restate sempre aggiornati, seguite la Fairy Family Film perché facciamo sempre dei video molto interessanti tipo questo. E 2 secondi per andarmene e poi comincio con gli spoiler. Ora, per quanto riguarda la parte spoilerosa, devo prima dire, allora, ripeto, serie molto buona, mi è piaciuta, eccetera, però secondo me c'è un difetto che ha rischiato di essere un difetto fatale per questa serie, anche se non è diventato. Qual è questo difetto? Il difetto è che io tifavo per Melanie Cavill. Ma perché questo? Perché. E qui c'è la differenza nel film. Nel film avevi questo, diciamo, sistema dittatoriale in cui il capo, Wilford Ed Harris, aveva tutto il potere e controllava in maniera dittatoriale tutti gli altri membri, tutto il resto, insomma, del treno di Snowpiercer. Ma qual era il punto? Il punto era che si poteva andare fuori, nel senso che la Terra aveva cominciato a ririscaldarsi, a recuperare calore, e quindi si poteva sopravvivere anche fuori dal treno, e quindi la sua violenza e il suo dominio dittatoriale era gratuito. Qua invece, in questo film, in questa serie qua, fanno vedere che fuori si muore ancora, ci sono meno 120 gradi, a un bel momento si apre una finestra e tutte le vacche che ci sono in un vagone muoiono congelate nel giro di pochi secondi, e quindi in un certo senso
quello che fa Melanie Cavill, e almeno non lo so se sono fatto male io, però è un po' giustificato, o meglio, è sicuramente molto più giustificato rispetto al film. Io un bel momento mi trovavo a guardare allibito i personaggi che iniziavano a tramare contro Melanie Cavill per rovesciare il suo potere, ero lì, ma minchia, cioè è l'unica persona che vi sta facendo sopravvivere in tutti questi anni. Ci avete scoperto che Wilford non c'è. Bel colpo di scena, un po' scontato, avevo diciamo intuito fin da subito che c'era qualcosa di sbagliato perché dai, non mi fai vedere Wilford subito nelle prime puntate, dici che c'è, è ovvio che c'è qualcosa sotto. Però, una volta che scopri che Wilford non c'è sul treno e che sono 7 anni che sta dirigendo le cose a Melanie Cavill, il tuo primo impulso è: allora cacciamola via. Ma cosa cacciamola via, cacchio? Che è lei che ti sta facendo sopravvivere da 7 anni? Cioè, dille, cambi un po' le cose, va bene, pretendi un po' di trasparenza, ho capito tutto quello che vuoi, però minchia, è lei che ti ha fatto sopravvivere per 7 anni. Cioè, se Wilford non c'è mai stato perché lei se n'è liberata, anche se la cosa non è chiara perché il finale rende un po' ambigua tutta la faccenda, ecco. Vuol dire che è lei Wilford e quindi è lei la persona a cui dovete la vostra vita. Poi diciamo il resto dell'impostatura comunque di questa serie che si trova anche nel film, cioè va benissimo, i personaggi di prima classe sono sostanzialmente stronzi, va bene, però ripeto non è manichea perché ci sono comunque personaggi di prima classe che gli stanno abbastanza simpatici e anche i personaggi della coda non è che sono tutti buoni, bravi, onesti, democratici, ma ci sono anche personaggi tipo Pike che invece sono assolutamente disprezzabili. Ripeto, la serie è molto buona, c'è questo difetto, ecco, questo difetto persiste un po' per tutta la serie, cioè io veramente sono nelle puntate che ero qua e dicevo no, ma perché lo sciopero, perché la ribellione, perché le trame della prima classe contro Melanie Cavill se è lei l'unica che vi sta tenendo in vita da 7 anni, però ecco questo difetto qua che rischiava di essere fatale, perché non è fatale per la puntata finale. Negli ultimi 20 minuti di questa serie scopriamo che c'è un altro treno, oltre a Snowpiercer, Big Alice, mi sembra che l'avessero chiamato, in cui pare debba esserci Wilford sopra, Melanie che ha detto che ha ucciso Wilford, l'ha lasciato morire fuori dal treno, però qua diciamo non nessun personaggio brilla per onestà e sincerità e questo diciamo cambia un po' le carte in tavola, cambia un po' le carte in tavola, cattura un po' la mia attenzione, soprattutto diciamo visto anche il finale in cui scopre che su questo treno qua c'è la figlia di Melanie Cavill, Alexandra Cavill, e quindi sì, diciamo è un colpo a sorpresa questo molto buono, molto gradito e che in qualche modo compensa un po' quest'altro difetto qua che rendeva la serie un po' più surreale per quel che mi riguarda. Un'altra cosa che posso dire, e diciamo magari concludo con questo punto qua, non mi ha convinto troppo Leighton, interpretato da David Diggs. Secondo me l'attore non è riuscito a rendere bene il personaggio, non mi ha convinto, si capiva fin da subito, ha cercato di fare un po' il personaggio un po' così sfrontato, un po' sbruffone, ma che in realtà diciamo ha una sua onestà, ha uno dei suoi valori morali e non mi ha convinto del tutto, non mi sembra che abbia diciamo retto molto bene la parte, un po' banale come personaggio, un po' stereotipato anche nella penultima puntata quando ha dovuto diciamo fare la scelta morale se diciamo portare a termine la ribellione e lasciare morire le persone che erano sui vagoni che venivano staccati dal treno o meno e ha scelto diciamo di staccare i vagoni, quindi a far morire anche alcuni suoi compagni che erano incatenati. Ok, è una scena forte, però non l'ho sentita molto bene perché lui come personaggio, secondo me, non è mai scattata la scintilla, non è mai riuscito a dare quel qualcosa al personaggio per renderlo veramente credibile. Quindi, insomma, serie buona, molta curiosità per la seconda stagione a questo punto. Il personaggio di Melanie Cavill molto interessante, molto ben reso, non altrettanto ben reso il personaggio di Leighton. Questo difetto, diciamo, un po' di costruzione proprio della società, della psicologia collettiva di questo treno, ma al di là di questo comunque una serie molto buona, ripeto, consigliata assolutamente. Voi mettetelo un mi piace a questo video, iscrivetevi al canale se ancora non l'avete fatto e esplorate il resto del contenuto della Fairy Family Film se siete arrivati qui per la prima volta. Tenete d'occhio anche i nostri canali social ogni venerdì. Non perdetevi il Fairy Family Friday contest della Fairy Family Film su Instagram e per questo video è tutto, ci vediamo al prossimo appuntamento con la Fairy Family Film. Ciao a tutti!